Wahey Cooch, ben ritrovati dal vostro Andrea Link 91 in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch Blasters. Dopo un'eternità torno a caricare un nuovo video di Yo-Kai Watch Blasters e chissà quando caricherò il prossimo. Spero presto, perché sennò qua non finiamo più. Il team, come vedete, è diverso dall'ultima volta. Ho messo Komasanbi, squadra che ha un attacco potente. Non come Jibanyan, ma ha più difesa e più punti vita, quindi... ehi, meglio lui che Jibanyan B, no? Ho messo Kabukyo, che è potente. Ho messo Vedenombra, che è un ottimo curatore, meglio di Sailornian. Cioè, non è che cura quanto Sailornian, perché Sailornian ha anche il cerchio curativo, ma lui è più bello. Poi è, diciamo, l'Eco Fighters per Vedenotto e Usapion perché... Usapion, che vuoi, Usapion, con il chip dell'invasore e non il costume B, perché prima bisogna finire l'armata del coniglio lunare e io ancora non l'ho finita, e forse stavolta è la volta buona che riesco a farla con questi yokai, oppure devo per forza giocare online, cosa che io odio, giocare online su giochi per DS. Su giochi per DS e 3DS lo odio, perché o sono cittoni e quindi sarebbe un vantaggio per te in certi sensi, oppure si collegano e poi dopo si scollegano, e una volta finita la battaglia pretendono anche il premio più alto. Ma tu sei matto? Il problema è che a volte vincono, e questo è il grande problema. Cosa si fa? Si fa Gattiva. Oh, per sfidare Gattiva, ragazzi, davvero il livello consigliato è 70. Bello, supero di un bel po', e per combattere, immagino, quando sarà, avrà un livello, spero, ancora più alto. Paradiso divino, sconfiggi Gattiva, tessi il filo della sorte. Segui il filo d'oro che collega i mondi e sconfiggi Gattiva. Ora, per battere Gattivo, perché in realtà è un maschio, quindi dovrebbe chiamarsi Gattivo, per sbattere Gattiva ci sono due modi da fare. Uno è il modo giusto, che combatti, schivi gli attacchi, colpisci i fiori e poi dopo lo attacchi quando è stordito, oppure fai come me. Attacchi e te ne freghi di tutto e di tutti, attacchi solo lei. Proviamoci. Il filo dorato. Ma si fa per dire. A cosa giochiamo ora? Forse con la tua testa? No. Con la mia testa proprio no. Va bene? Ok, stiamo qui. Cosa stai facendo? Kabukyo, che stai facendo? Stai facendo qualcosa, Kabukyo? No, devo schivare. Questo tipo di attacchi dovrei schivarli facilmente, a dire il vero. Non lo so, io boh, non so come attaccarla sinceramente, perché ecco, mi fa male, mi fa tanto male. E fa male. Ok. Sembra che sarebbe meglio attaccare Gattiva, prima i fiori e poi Gattiva, che le facciamo un input di danni maggiore. Il problema è che Gattiva è tosta, non è facile, eh. No, questi qua non riesco a schivarli proprio. Eccolo! E vabbè, allora. Sei paraculo. Ok, ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Un po' di danni in più li facciamo così, eh. Dai, dai. Dai, grande. Aia, aia. Aia. Aspetta. Ah. No. No, Sapien non ce la fa, non ce la fa. Attenzione. Dai. Ok. Ma non poteva prendermi. No, cosa?
No. Niente, neanche con questi ce la faccio. Secondo me non ce la farò mai. Riprovare e riprovare finché non ci riesco. L'unica cosa che posso fare, invece di giocare con la testa. Giocare con la testa significa perdere altri giorni e cercare appunto gli yokai migliori, ma non so neanche come cercarli. È la verità, questa è la verità. No, ci sto riuscendo. No. Non proprio, proprio ora. No, ora no, cattiva. Ora no, è finita. Devo solo schivare e attaccare. Schivare e attaccare. Non serve più che stordisco, la stordisco. Eccolo, eccolo. Ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Mamma mia. Sei volte. Però ragazzi, mio Dio, si è programmata male sta lotta. C'ho il cuore che batte a mille. Beh, a mille no, perché sennò sarei morto. Però... Battuto di riuscita malissimo. Non mi interessa quello che dice. Sto talmente contento che mi sono dimenticato che era c'era un dialogo di qualcosa. Comunque si è preso la sfera gialla, ha dato un bel po' di punti e alla fine Sailornian e Usapion si è rivelato uno degli yokai più forti del gioco. Davvero, in questo gioco è stato bello potente. Contro Wokshillo? Perché Gattiva darebbe un'aura per Wokshillo? Non ha senso. Ho grandi notizie per voi oggi. Come riconoscimento per aver sconfitto Gattiva, abbiamo ricevuto un bonus speciale dall'associazione Blasters. No, finisce sempre così? Chissà che cosa ci hanno mandato stavolta, non vedo l'ora di scoprirlo.
Guardate, è questo il bonus speciale. Tu! Tu! La slot guy fortunata. Da qui possono uscire meraviglie di yokai. Oh, già solo il nome. Già solo dal nome si capisce che è roba buona. Whisper ne ha sniffata di roba buona. Questa è una slot guy meravigliosa. Sergente Baba, spiega tu. Ricevuto la slot guy fortunata. Alcuni yokai possono ottenere solo. Si possono ottenere solo in questo modo. Questa slot guy è un sogno, è piena di belle cose. Wow, ancora meglio di quanto credessi. Per usare la slot guy fortunata ti servirà una moneta slot guy fortunata. Una slot guy fortunata, voglio provarla subito. Non vedo l'ora. Ce l'ho per oggi le slottate. Sì, ce l'ho le slottate, ma ho quante monete? 3 monete fortunate. Tentiamo subito la sorte. Ok, ovviamente è d'oro. Se escono solo d'oro non ne ho idea. Ok, il primo premio allora è sicuramente la sfera nera. Quando esce la sfera nera, allora stai pur certo che c'è qualcosa di veramente raro e con un po' di fortuna anche potente. I nomi, tanto che ho sbagliato a scegliere il soprannome. Splendor, Ralph, Sergento, Leonida, perché giustamente un riferimento a 300 ci vuole sempre in ogni videogioco. Sì, c'è anche in Phoenix Bright, serie oltretutto bellissima, se non l'avete mai giocata. Wow, ma non ho fatto nulla dei sigilli ora che ci penso, sapete? Ne ho sbloccati pochissimi. Rossa, buonanotte. Ok, quindi anche una d'oro può essere un primo premio. Come in Puni Puni, che ho lasciato perdere. Smeranian, ok. Il tuo cuore brilla di più di uno smeraldo, miau. Smeranian! Va bene. Vuoi rinominare? Ma tanto che ci sto, vediamo un po' i soprannomi. Gioio. Aldo, perché giustamente Aldo. Speranzo. E Verdinian. Aldo? Perché Aldo? Ci manca solo che gli altri si chiamano Giovanni e Giacomo e abbiamo fatto il trio degli smeraldi proprio. Che poi comunque sia anche Zaffiro e Rubino sono smeraldi. Insomma, tutti quanti sono smeraldi, solo che si chiamano in un altro modo alla fine. Scettro dell'amore, ok, per fare appunto Amorosio. Se vi interessa completare il medaglio. Intanto il treno più rumoroso del mondo sta passando fuori. E quando non avevo i doppi vetri vi lascio immaginare il rumore che c'era. Dunque, bene, allora, non so quando caricherò il prossimo, però entro il prossimo anno solare. Quindi prima che cambi l'ora un'altra volta sicuramente pubblicherò un episodio. È una battuta non divertente per farvi capire che comunque sia arriverà presto l'episodio, anche perché sta per uscire un casino di roba videoludica da portare sul canale. La prossima, con un po' di fortuna, dovremmo fare Controimmagino. Colui che crea storie in tutti i mondi. Potranno gli yokai superare il maestro? Da quello che ho visto, non è tanto forte. Ti consiglio il livello 75. Però da quello che ho visto, la cosa veramente noiosa sono gli aiutanti. Lui attacca ogni tanto, fa l'attacco dei 5 raggi che escono dal terreno e finisce lì. Mentre di qua non ce la faccio. Non ci riesco proprio a farla, non lo so. Dovrò trovare qualche yokai più forte. Poi proverò con Kabukicho comunque sia. Anche poi che l'ho tolto poi Kabukicho dalla squadra, perché mi servivano per questa lotta, servivano i curatori. Contro Super Kankan e Super Ferimonio non so se potrebbe funzionare la stessa cosa, ma boh, ci proverò comunque sia. Quindi per il prossimo video sapete che faccio? Dovrei pubblicare in realtà un altro video prima. Dovrei pubblicare in realtà un altro video sui QR code. Quindi per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per averlo seguito. E meno male che ce l'ho fatta a fare cattiva con soli 6 tentativi stavolta. L'altra volta ho detto 200, ma era per esagerare, perché talmente tante volte che avevo perso il conto. C'ero stato 7-8 ore lì, quindi vi lascio immaginare quante volte ci ho perso. Ma ci ho perso perché sono testardo, volevo farlo col team della storia e quindi
ci ho provato e riprovato, ma lasciamo perdere. Ad ogni modo vi ricordo anche in descrizione il link per Twitter e Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo come sempre al prossimo video. Bye bye!